Bravo, vai, vai. Ragnarok. La serie che costa poco. Molto. Anche lo speaker. Sì. Anche nel doppiaggio. Tutto. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno. E dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti. Arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e due figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Molto cacchione. Il manga lo hai dato l'Ipez, ormai ha chiaro che la toccata di capa della vecchia con tutta del... con... Ragnas! Gli ha dato dei forti poteri che sembrano quelli del dio Thor. Ma lui è poco scienziato. Perché non ripete? Non capisce. Il fratello cacchione tocca i peni e ha i problemi mentali. E rimane incinto di un verme magico. Ma che tieni la pancia? So incinto. Ma sei uomo? Sì, ma so cacchione. E che c'è, gli uomini non si possono mettere i bambini nella pancia. Tu hai, non hai la fica. E come non ho la fica? Sì che ho la fica, ma senza peli. E dove ce l'hai? Dietro. Che c'è la fica dietro? Sì, solo che tu sei mangalo e non capisci una cazza. Che c'entra, mo, che sono mangaluido? C'ho le toglie. E chi è lo padre? Quello che fa i panini, mattate lo pene nella fica di dietro. Ma pensate, mo, questo mondo come funziona. Ma c'ha la fica di dietro, mo è un uomo con la fica di dietro. Ma e poi so io che sto mangalo. Mangalo. Ragnas gnoc. Mangalo. Adesso però il gun... Ragnarokv. Adesso però il capo dei gantonani Rasparoz è incazzato e vuole mettere le mani addosso all'Ipez, ma prima deve capire se è potente oppure uno scemo. Ragnas gnoc, dubbio. La serie che costa poco. Bellissimo proprio. Ehi, Ipez, ma tu ci sei o ci fai? Io, Vandà, non ci parla. Tu hai ammazzato la mia amica cacchiona che ci piaceva la natura. E non fare lo stronzo. Vieni e mettiamoci le mani addosso. No, non voglio. Io sono pacifico. E me non me ne frega. Ti tiro uno schiaffo. Allora, sono triste io. Ma che io non voglio. Io voglio fare le cazze mie. Allora io faccio gli occhi rossi e te mene. Mangalo. Non mi chiama Mangalo, eh? Sì, ma tu sei Mangalo. No, non so Mangalo! A me mi fa schifo la Giappone! Mangalo! Smettila! Mangalo! Oh, va che se non la smetti di chiamarmi Mangalo, ti metto male forte, eh! Mangalo! Sei fortissimo! La lotta fra Ipez e il gigantonano. La lotta fra Ipez e il gigantonano capo diventa feroce. E le botte dei fulmini e le capate sono tante. E allora succede che finisce l'episodio. Perché costa troppo gli effetti speciali. Nel prossimo episodio di Ragnarok. Vabbè, quella roba lì. Il prossimo episodio di Ragnarok. Scusa. E che ne sapevo io che sarebbe crollato il tetto? E te facevo la spremuta d'arancia. E mica è colpa mia che so forte. Oh.
La macchina te l'ho pagata, minchia, sembra che ti lamenti, stai. Io devo solo darti una mano. Granocchio. Allora, la gente sta morendo. Chi ha visto, chi l'ha visto, sta morendo da ridere.